Vabbè, l'acqua nella farina. No, sto sciogliendo il lievito. Il lievito tra le mani. E perché non lo fai, sciogliere nell'acqua? No, perché l'acqua la devo mettere quello che mi serve, il lievito devo mettere, basta, a posto. No, lo sai che c'è gente che ci ha scritto che vuole venire quest'estate a pranzo da te? Ah, vediamo, no? Eh sì, c'era quel... C'era l'inglese. Ti devo riportare i saluti di Groccio Max. Saluta. Come si chiama? Groccio Max. Allora, saluto tanto Groccio Max. Esatto. È un ragazzo di Torino che mette i tuoi video su internet. È il ragazzo di Torino? È un ragazzo di Torino. Lui, Groccio Max, è un ragazzo di Torino. Ah, è un ragazzo di Torino. Sì, sì, sì. Lo saluto di cuore. Che stai facendo adesso? Adesso lo copro, lo chiudo in questo barattolo, la copro con una salvietta, l'ho coperta, adesso lo copro in questo modo e deve crescere un 20 minuti. Ok, a dopo. Questa è la pasta, che sono già passati 20 minuti. Adesso ne prendo un pezzo, la stendo, e li faccio a pezzettini. Io ho l'abitudine di farle piccolini. È vero, non è famoso, per fare i panzerotti piccolini. Piccoli. Il bello e il brutto di questi panzerotti, che essendo piccolini, uno tira l'altro. E poi uno se li mangia... Con piacere. Con piacere. Per poterli stendere bene basta un po' di farina di mettergli sopra un po' di farina che si stendono bene. Ho messo l'olio, metto l'olio sul fuoco e riempio i panzerotti. Qui ho messo la provolina, il pomodorino, cotto un pochino sul fuoco. Il pomodoro è cotto un pochino sul fuoco? Un pochino sul fuoco. Come sarebbe a dire cotto un pochino? L'ho fatto cuocere sul fuoco, appena in un tegamino, e poi ho messo un po' di formaggio grattugiato, parmigiano. Io uso... E così hai fatto l'impasto? E ho fatto l'impasto. Divido in ogni panzerottino un pezzettino per pane. Lo chiudo, lo schiaccio bene e lo faccio con la rotellina.
panzerotti già li metto nel bollente. Si gonfiano ma non si rompono. Si gonfiano ma non si rompono. Ma non si rompono. Guardare ma non mangiare. Ma non mangiare. Che si era fatto di più la pasta, Michele? Vedi, si cresce, capito? Invece così? Così non si rompono. Provare per credere. Eh sì, vedi? Ecco i panzerottini. Fatto già i panzerottini. Allora, questa sono gli altri, l'altra struttura. La prossima lezione, la 22esima. Appuntamento. È l'appuntamento.